Nella vicenda Lehman Brothers stiamo intervenendo a favore dei nostri clienti, a tutela e difesa dei loro risparmi. 10 anni fa Ennio Doris annunciava che Mediolanum non sarebbe stata concretamente vicina ai clienti nella crisi Lehman Brothers. Oggi continuiamo ad esservi vicini per dare più soluzioni per i vostri risparmi, gli investimenti, per scegliere il mutuo e per proteggere voi e la vostra famiglia. 10 anni fa come oggi, consulenti da sempre. Banca Mediolanum, costruita intorno a te. Dai forma al tuo trading. 15.000 mercati e anche azioni. Piattaforme e tecnologia ai massimi livelli. Team italiano con sede a Milano. IG, tutto quello che ti serve per dar forma al tuo trading. Apri un conto su IG.com. Questo programma è offerto dal gruppo Banco Desio. Bentornati su Blu Rating News. Vediamo insieme le principali notizie della giornata. Manovra, spread ancora sopra 300 dopo il no di Austria e Olanda. Brexit, l'accordo piace alle borse. Banca Italia, risale il debito pubblico. Disastro Bitcoin, ai minimi dell'anno. Buffett punta 4 miliardi di dollari su JP Morgan. Risico private, Girelli guiderà FG in Italia. Non accenna a calare lo spread, che rimane ancora sopra la soglia dei 300 punti. Ad aumentare le tensioni Olanda e Austria, che si sono scagliate contro il governo italiano sulla manovra. Per il ministro delle finanze austriaco Hartwig Löger, l'Italia, con i suoi messaggi populisti, sta tenendo in ostaggio il suo stesso popolo. Non si tratta di un affare italiano interno, ma di un affare europeo. L'Austria insisterà per rafforzare il rispetto della disciplina fiscale ed è pronta a sostenere la procedura di deficit se l'Italia non scenderà a compromessi con la Commissione europea. Poco sorprendente ma molto deludente che l'Italia non abbia rivisto il suo piano di bilancio, ha aggiunto il ministro delle finanze olandese Wopke Hoekstra. Le finanze pubbliche italiane sono sbilanciate e i piani del governo non porteranno a una robusta crescita economica. Seccata la replica del vice premier Luigi Di Maio alla richiesta di procedura di infrazione da parte dei due paesi. Sono 3 mesi che la invocano. Sulla Brexit è un momento molto importante, l'accordo concordato è giusto ed equilibrato, ma abbiamo ancora una lunga strada davanti, così il capo negoziatore dell'Unione, Michael Barnier, in una dichiarazione alla stampa col presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, commentando l'accordo raggiunto con Londra. I principali listini delle borse europee hanno salutato l'annuncio positivamente. Anche la sterlina frena il trend di recupero delle ultime settimane nei confronti delle altre valute. L'accordo è positivo, ma restano numerose difficoltà e il processo continuerà ancora per diverso tempo, afferma l'agenzia di rating Moody's, sottolineando che l'annuncio dell'intesa è un passo positivo, ma è ben lontano dal mettere fine al processo della Brexit. Si attende ora il vertice UE a 27 per dare l'ok all'intesa sul ritiro ordinato della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Torna a salire il debito pubblico italiano mentre si conferma l'alleggerimento del portafoglio da parte degli investitori stranieri nel mese precedente. Dopo la pausa di agosto, secondo quanto comunica il bollettino di Banca Italia, il debito delle amministrazioni pubbliche ha registrato a settembre un aumento di 4,7 miliardi rispetto al mese precedente, a un totale di circa 2.331 miliardi. Dalle tabelle dell'istituto guidato da Giuseppe Visco emerge inoltre che in mano agli stranieri c'erano 706 miliardi, di cui 656 erano titoli. Dati che si confrontano rispettivamente con i 722 e i 672 miliardi di agosto e che indicano quindi l'alleggerimento di circa 16 miliardi di BTP e altri bond pubblici tricolori. Non si arresta la caduta dei Bitcoin. Nella giornata di ieri la moneta digitale ha toccato meno 15% a circa 5.555 dollari, toccando i minimi dell'anno. Un movimento che ha sorpreso gli analisti, visto che da mesi ormai la valutazione viaggiava tra i 6.200 e i 6.700 dollari, con una bassissima volatilità. Secondo alcuni esperti, il ribasso sarebbe dovuto alle possibili strette oltreoceano della SEC, che starebbe per chiudere alcune piattaforme di scambio di criptovalute e bloccare molte ICO.
Warren Buffett punta su JP Morgan e sull'intero comparto bancario americano. La Berkshire Hathaway, il conglomerato controllato dal famoso investitore, ha infatti annunciato una partecipazione nella banca di Jamie Dimon. Secondo i documenti depositati presso la SEC, il gruppo con sede a Omaha ha comunicato che al 30 settembre possedeva 35,7 milioni di azioni della banca di New York, una quota valutata a circa 4 miliardi di dollari. Nello stesso documento Berkshire ha detto di aver aumentato il suo investimento in altri istituti finanziari americani come PNC Financial Services, US Bancorp e Bank of New York Mellon. Aumentata anche la quota in Goldman Sachs e in Bank of America, che ora rappresenta la seconda maggiore partecipazione di Buffett dopo Apple. Ancora uno spostamento tra i big nel private banking italiano. Giorgio Angelo Girelli è stato nominato head della brand milanese di EFG, ruolo che diventerà effettivo il 1° dicembre. Lo ha annunciato la private bank svizzera presente nel capoluogo lombardo dal 2009, sottolineando come questa decisione sia dettata dalla volontà di crescere sulla piazza italiana. Girelli, tra i maggiori protagonisti del private banking italiano da circa 20 anni, è stato amministratore delegato di Banca Intermobiliare dal 2016 al 2018. Nel triennio precedente era stato nell'executive board della BPM e, prima ancora, CEO e presidente di Banca Generali. Girelli riferirà ora direttamente a Franco Polloni, capo di Svizzera e Regione Italia. Il consiglio del giorno da finanzaoperativa.com è Avio. Buy per Equita con target price di 16,6 euro, frutto dell'ottimo esito del test del prototipo del nuovo motore M10 a ossigeno liquido e metano, sviluppato nell'ambito del programma Vega e promosso dall'Agenzia Spaziale Europea. Vediamo infine la migliore e la peggiore performance giornaliera nella categoria dei fondi aperti disponibili in Italia sulla base dell'ultima rilevazione disponibile dei NAV. A guidare la classifica un prodotto di Threadneedle, mentre ultima posizione un altro prodotto di Threadneedle. Da Blue Rating News per oggi è tutto e come sempre buon investimento a tutti. Questo programma è offerto dal gruppo Banco Desio. IT Forum al Palazzo delle Stelline di Milano. Investimenti, consulenza, trading, fintech age, digital finance, crypto asset, oltre 80 eventi con i protagonisti del mondo finanziario. Vi attendono il 27 e 28 novembre. È gratis, basta iscriversi sul sito itforum.it.